C'era grande attesa per l'onorevole Bindi, che però ha disertato. Non ce l'aspettavamo, io l'ho saputo 10 minuti fa, perché fino a ieri era tutto concordato. Sicuramente ci saranno stati dei motivi gravi, anche sicuramente questione di sicurezza. Comunque oggi sono venuti lo stesso tutti i vertici della FAI, il nostro commissario straordinario anti-racket Santi Giuffrè, che per mezzo di lui e quindi con il fondo PON sicurezza abbiamo potuto ristrutturare la nostra sede e in più ampliarla con un'altra che si trova al pian terreno. È un bel sito, un salone che useremo ora per aumentare le nostre attività, soprattutto con le scuole, stavolta fare venire gli studenti presso la nostra associazione, che me lo chiedevano sempre. Presidente, con quale spirito riparte da questa nuova sede? Allora, con lo spirito che sarà la seconda sede nazionale, questa è una novità in assoluto, la sede, come lo sapete, è a Napoli, questa sarà la seconda sede nazionale della FAI, quindi con lo spirito che avremo qui tutti i rappresentanti della Sicilia, le associazioni anti-racket della Sicilia potranno usufruire della nostra nuova sede. Grazie al PON Sicurezza è stato possibile rilanciare l'attività dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano Agela con una nuova sede. Sì, è importante i contributi che l'Europa destina per il riscatto del Sud, sono in questo caso positivamente utilizzati e certamente contribuiscono a infittire quella rete di solidarietà sociale, quel rafforzamento dell'associazionismo che sono la chiave di volta per meglio contrastare il crimine e sottrarre queste realtà meridionali alla piaga della criminalità. Giornata importante, continuano le attività dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano e si riparte da una nuova sede. Sì, che è una cosa importante perché è un bene confiscato, quindi ha questo valore aggiunto ed è un bene confiscato, ripristinato, ristrutturato grazie ai fondi del PON Sicurezza, quindi grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. Tutte queste cose danno ulteriore forza alla presenza già autorevole, prestigiosa dell'associazione anti-racket su questo territorio. 10 anni fa noi eravamo in una situazione qui, in questa vostra città, in cui era difficilissimo mettere insieme 3-4 commercianti. 10 anni dopo abbiamo a Gela in assoluto la realtà dell'anti-racket più importante del nostro paese, con centinaia di commercianti che hanno denunciato, che si sono esposti, che collaborano, quindi un grande passo avanti, un grande salto di qualità. Stamattina è una nota positiva, l'associazione Giordano non solo per Gela ma posso dire per il grande significato, il grande valore, il lavoro che ha fatto ha un significato che va oltre Gela, è importante per la Sicilia e per il mondo anti-racket in generale. A questa inaugurazione ed è un connubio tra le iniziative e la sede significativa che avrà questa associazione e anche diciamo, l'attività che continua a svolgere e i risultati che ha ottenuto sul territorio di Gela. Quindi è un'importante testimonianza a cui vogliamo dare atto all'Associazione Giordano, al suo presidente. Siamo qua anche con i vertici nazionali dell'anti-racket, c'è il commissario appunto straordinario, per renderne appunto merito di questa attività. Ne insorgono i commercianti, temono che si possa ritornare agli anni bui degli anni 80 con i racket delle estorsioni, cioè laddove perde lo Stato vince la criminalità. Ma noi ci batteremo con tutte le forze perché ciò non accada mai e non accada più. Dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni e vorrei dire della società civile che appunto a Gela ha avuto e ha un ruolo fondamentale e significativo in tal senso, non possiamo pensare di ritornare agli anni bui. Con quali sentimenti oggi lei è presente? Con un sentimento di grande partecipazione intanto, con la coscienza di voler riproporre una promessa, ce la siamo scambiata 10 anni fa, quasi 11 ormai, di poter essere insieme, collaborare e aiutare chi ha la difficoltà, perché ancora ci sono le difficoltà, però questa associazione è un grande successo e quindi dobbiamo rendere partecipe la cittadinanza a questo successo, sempre.